Ciao a tutti amici, periodo autunnale, quindi è il momento migliore per la pesca ai cefalopodi, sia che si tratti di seppie sia che si tratti di calamari. Oggi sono a presentarvi dei prodotti nuovi e dei prodotti che integrano delle serie nuove. Ad esempio c'è la serie degli artificiali Seika VLP che ormai conoscete, è già circa 3 anni che le distribuiamo e che voi apprezzate molto. Qui abbiamo i 4 colori che sono stati fatti nuovi, che sono colori come questo che io ho già provato, chiaramente è un colore che rende veramente tanto, è un colore fosforescente rosso con delle sfumature, vedete, biancastre. Poi abbiamo i colori più accesi e il colore più neutro, che è questo celestino. Ecco, integrano veramente e completano tutta la gamma degli artificiali VLP classici, prodotti nelle misure da 2,5 e da 3. Inoltre abbiamo affiancato ai tradizionali VLP anche i VLP Natural, che praticamente ripropongono i colori naturali dei pesci. Vedete, questa serie qua, composta da 6 colori e da 3 misure, 2,5, 3 e 3,5, completano la gamma di tutti gli artificiali da seppie e da calamari, perché sono artificiali che funzionano molto bene anche nella pesca in verticale ai calamari. Seika Squid VLP, colori natural e i classici colori degli artificiali VLP. Come vedete amici, abbiamo di fronte una molteplice variante di colori sugli artificiali VLP da destinare alle seppie e calamari. Perché questo? Perché i nostri cefalopodi, a secondo della zona, del periodo, di cosa si alimentano in quel particolare momento, della luce presente nella giornata, se è una giornata più nuvolosa, più soleggiata, se le peschiamo più nel primo mattino, durante le ore più calde, prediligono un colore rispetto a un altro, cioè attaccano più volentieri un colore rispetto a un altro. Per questo la grande varietà di colori ci permette di poter sostituire in pesca in brevissimo tempo il colore dell'artificiale e anche le dimensioni, ed ottenere il massimo in fase di catture. Completa la gamma degli artificiali da cefalopodi il modello CP, che ha tutto il corpo fosforescente, e il modello con rattling, con le palline, praticamente con le sfere interne, e questo viene utilizzato soprattutto quando ci troviamo in presenza di acqua poco chiara, di acqua torba. Il movimento che noi effettuiamo con la canna muove le sferette interne, crea rumore e quindi attira il nostro predatore, perché di predatori si parla, seppie e calamari sono dei predatori, anche se alle volte li usiamo come esca per prendere predatori più grossi, attaccano comunque più volentieri perché sentano un movimento che le eccita, è quello delle sferettine interne di questi 4 modelli. Come vedete amici, a livello di tubertini puntiamo molto sulle pesche a cefalopodi, abbiamo una vasta gamma di artificiali, tra l'altro con un rapporto qualità prezzo ottimo, artificiali che prima di essere messi sul mercato sono stati provati dal sottoscritto e da altri pescatori che fanno parte dello staff tubertini. Io non aggiungo altro, vi saluto e vi do appuntamento sempre con i prossimi video tubertini. Ciao a tutti da Marco!